Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video della Coronella. Vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù. E in più vi ricordo anche che in descrizione vi lascio i miei link di affiliazione Giants, dove potete acquistare i DLC che usciranno, che sono già usciti, e oppure potete usare il codice partner Andrew89. Allora, qua sto continuando con la fienagione, perché l'ultima volta abbiamo comprato la stalla delle mucche, abbiamo preso qualche mucchettina, anzi no, le mucchette ancora non le abbiamo prese, mi sa, perché dovevo finire di fare la fienagione. E niente, ho finito di passare il voltafieno, adesso sto ranghinando, ho noleggiato il ranghinatore del Kubota, ecco qua, ormai sto quasi al termine, e oggi quindi ci andremo a imballare un po' il tutto. E andremo ad usare la bellissima semovente del DLC, la pressa semovente del DLC Vermeer. Così la proviamo un po' meglio, perché io insomma l'ho provata soltanto quando ho fatto il come cacchio si chiama il test mod, quindi non è che l'ho provata chissà che, quindi oggi andremo a provare un po' meglio. Ok, diciamo che qua abbiamo terminato, dai. Ok, a posto. A posto così. Questo lo lasciamo qua. Anzi, questo lo ridiamo indietro, perché adesso, ragazzi, gli attrezzi li ho tutti noleggiati, perché insomma stiamo un po' a corto di soldi, quindi niente, raga. Quindi questo adesso lo rimandiamo in farm. Allora, lo rimandiamo in farm. Vai. Oh no, do cacchio vai. Porca miseria. Mi è andato di qua, no? Perché è girato prima? Non lo so. Ok, a posto. Allora, che ho fatto in più? Raga, ho tagliato qualche alberello. Vedete, ho fatto un bel carico, perché insomma mi era finita la legna alla produzione di pallet, quindi ragazzi, se si ferma quella si ferma tutto, quindi quella è una produzione importantissima, e quindi dobbiamo rifornirla di legna. Tanto ci portiamo questo, poi dovrò tagliare altri alberi, perché insomma con questa poca legna non penso che farò tantissimo. Comunque adesso la riavviamo. Andiamo a portare. Ce la portiamo al produzione pallet. Vai. Ok. Allora, che ho fatto poi? Ho portato altri due viaggetti di barbabietole qua. Così le andiamo a tritare, perché poi quelle barbabietole tritate ci serviranno per lo zuccherificio. E basta, raga. Ho riportato poi, ho rimesso un po' di concime alle serre, che erano dove era, insomma, era terminato il concime. Dando questo lo mettiamo a posto. E insomma, ho fatto un po' di cosine, perché raga, qua c'è sempre da fare in questa mappa. Adesso tra le serre e le varie produzioni, insomma, è un po' un casino, dai. Ok, questo lo lasciamo qua. Perfetto. Ora dobbiamo no, allora sì, andiamoci a noleggiare intanto la pressa. La facciamo portare qua in farm. Vediamo un po' dove sta. Dove sta? Dove sta? Non lo so. A dopo sta quella, raga. No, falciatrici non penso. Non so se sta in imballatrice a sto punto. Imballatrice, vediamo un po' se sta qua. Qua non c'è, raga. Qua non ci sta. Eccola qua. Eccola qua, l'ho trovata. Ok, perfetto. 10.000 euro, mamma mia. Vabbè, dai. Eccola qua, ragazzi. Adesso andiamo a imballare. Poi così le
le carichiamo pure e compriamo pure qualche mucchetta. Poi l'abbiamo comprata, raga, non mi ricordo veramente, vabbè, mo controllo un attimo. Opla, ok. Quindi per il momento alle mucchette ci diamo soltanto il fieno per il momento, poi più avanti ci diamo la razione mista, anche perché quella stalla è robotizzata, quindi ci dobbiamo portare il fieno, paglia e insilato. Quindi il fieno, vabbè, adesso ce l'abbiamo, quindi non c'è nessun problema per il fieno. La paglia, poi quando andremo a trebbiare l'orzo, quindi la prenderemo da là. E mentre l'insilato, raga, avevo detto che andiamo ad affittare dei campi a mais, quindi lo andremo a fare da là. Intanto qua scarichiamo. Beh, però io non ricordo se le mucche le avevo già comprate. Sì, avevamo comprate 40 mucche, ci abbiamo, ok. Perfetto, ci dobbiamo dare l'acqua e naturalmente ci daremo il fieno pure. Vai. Qua ci usciranno un bel po' di palle perché insomma il campo è bello grande e quindi ne usciranno un bel po'. Vedete, mi devo fermare ogni 2 secondi. Beh, spettacolare, raga, questa pressa semovente che è l'unica al mondo, quindi non ci sono altre semoventi, insomma, soltanto di questo marchio qua, Vermeer, che è un marchio, insomma, un produttore nordamericano. Qua ci vuole un bel po', raga, A me l'unica cosa che mi scoccia delle balle tonde è proprio questa cosa qua, che mi devo fermare ogni volta per scaricare. Unica scocciatura delle balle tonde, sennò invece con le quadre, raga, a imballare è una volata, non ti fermi mai, quindi però volevo provare questa pressa qua, poi vediamo se più avanti fare quelle quadre. Ora vediamo un attimo qua, poi ripeto che insomma le andane sono molto grandi perché c'era tanta erba. Poi ho ranghinato con quel ranghinatore che era molto grande, quindi ha fatto le andane grandi naturalmente. Quindi ok, chiudiamo, facciamo un po' pure di cab view. Ecco qua, scarichiamo. Allora, le mod, raga, che stanno uscendo, mamma mia, ieri è uscito addirittura un autobus. Mo voi mi dovete dire a cosa può servire un autobus qua su farming, io sono proprio allibito, cioè pure tutto, insomma, rispetto per il modder che ha fatto il lavoro, quello che vi pare, però il modder, tu che hai fatto questa mod, no? A cosa serve? Cioè, per caricare le persone, ho visto, può caricare anche i pallet, ho visto sotto, cioè, ma davvero proprio inutile. Troppo questo, vale. Speriamo, insomma, che arrivano tempi migliori. Devono uscire pure qualche mappetta ancora,
molto interessanti, ci sono delle mappe che devono uscire interessanti, ma che non escono, e però escono gli autobus, ma non lo so raga, veramente io non ho parole, sono delle mod davvero inutili. Ma vabbè, ma queste ballette qua arriveranno sotto sicuramente, perché qua mo ci sta un po' di discesa. Poi facciamo un giro raga, iniziamo subito a caricare, perché sennò qua ci vuole un sacco di tempo per finire. Poi io ve lo finisco io off camera, poi almeno diamo un po' di cibo alle nostre mucchette. Comunque la lavorazione è lenta, molto lenta, anche con questa, perché il problema è che ti devi fermare ogni volta. L'unico vantaggio di questa rispetto a un trattore con una pressa, insomma, per balle tonde, è che con questa fai meno manovre, insomma. L'unico vantaggio è quello, alla fine il livello di tempo secondo me è uguale. Comunque dai, l'ho presa giusto per provarla, farvela vedere insomma un po' meglio. Ok dai, le carichiamo. Ok, perfetto. Ma poi che ve ne pare di questa pressa, raga? L'avete provata? Come vi siete trovati, raga? Perché insomma io è carina, insomma era soltanto pure più la curiosità per provarla, però alla fine secondo me o balli con il trattore, comunque questa qua è la stessa identica cosa. L'unica, insomma, per imballare, cioè, le balle tonde senza fermarti è la Picon Fast Bale, che ha due camere, quindi vai più veloce. Questa ce n'ha una sola, quindi devi fermare ogni volta. Però io se devo scegliere, raga, tutta la vita insomma balle quadre, ma soltanto per un semplice fatto di velocità di lavorazione. Anche se io amo più queste tonde, perché poi nella mia zona le balle quadre non esistono proprio, cioè esistono, fanno soltanto le balle, quelle quadre piccoline, oppure le balle tonde. Quelle quadre dalla mia zona non ce ne sono, cioè non le fanno proprio. Va bene, allora io mo andiamo a noleggiarci un cassone per caricare le balle, così le andiamo a portare alla stalla. Allora, questa la lasciamo qua. Ok, allora torniamo in farm, riprendiamo il class, che forse era meglio lo lasciavo là, cacchio, l'ho riportato qua in farm, non lo so. Vabbè, allora andiamoci a noleggiare pure un cassone, un caricaballe, no? Allora, prendiamo un autoload, naturalmente. Allora, vediamo un po', allora. Dobbiamo prendere il crosetto, proviamolo. Proviamo questo qua. Ok, carro da... Questo è autoload, sì.
Mica lo so, eh. Previs, previssi. Perché qua la cosa dell'autoload non me la chiede, quindi io non so se è autoload quello. Questo è autoload. Caricando autocaricare. Prendiamoci questo qua, dai. Ok, noleggia. Poi più avanti, quando andremo a fare l'insilato, stavo a pensare, ragazzi, che qua in forno, visto che abbiamo un po' di spazio, potremmo pure mettere qua una bella trincea, un bunker, insomma, per fare l'insilato, metteremo direttamente qua in farm, visto che ho lo spazio, no? Secondo me è un'ottima idea. Potremmo mettere, non so se dovete un attimo, se ci può entrare nella, dove c'ho la stalla delle mucche. E là pure ci sta un po' di spazio. Possiamo vedere pure di metterlo là. Ora vediamo un attimo come stiamo messi, perché non lo so, raga. Se no lo mettiamo in farm e facciamo tutto là. E poi lo insilato, quando è pronto, lo portiamo alla stalla delle mucche. Ma poi vediamo, insomma, più avanti quando andremo a fare l'insilato. Ok. Vediamo se carica questo. Ok, perfetto. Carichiamo e le andiamo a scaricare alle nostre mucchettine che sono affamate. Ricordiamoci pure dell'acqua. Ok. Qua penso ne usciranno un bel po', eh. Ok, dai. Dodici, questo ne porta 24, 24, sì. Sta al 50%, ok. Portiamo queste. Posto, no, quella là, carichiamo 18 balle, ci portiamo per il momento. Ok, allora, mo per andare alla stalla delle mucche, dove devo passare, raga? Ah, lo sa qua, no? Vai, vai, vai. Ma guarda ste macchine, ah. Allora, vediamo un po' se ce l'ho il coso delle mucche. Mi sa di no, però. No, raga. Tocca portarcelo a me. Vabbè, anche se stiamo vicini, mi sa. Sta qua sotto. Sa di sì, eh. Ah, eccola qua, sì, vicinissimo. A posto, a posto. A postino. Eccola qua la stalla delle mucche. Ok. Allora, avevamo detto, conviene queste, ma facciamo così. Io me le scarico qua, raga. Le scarico proprio qua vicino. Riesco a capire mai. No, così le giri, no? Così le spostiamo avanti e dietro.
Ma perché a destra non mi ci fa andare? E questa è bella, raga, eh? Perché non mi fa andare? Ah, ecco qua. A posto. Ok. Qua ci voleva tipo una telescopica. Vabbè, mo ce le metto così, raga. Ah, poi a proposito, qua ci serve pure. No, le proteine no, qua non le vuole, o no? Sbaglio. Qua vuole. Vabbè, 100% la razione mista è quella che. Vabbè, dai. Mo' queste c'ho, raga, ma la razione mista mo poi la facciamo più avanti. Dai, mo' le facciamo così. Ok. Poi ci attrezziamo un po' meglio qua alla stalla, raga. Mo' sto a far mano, però poi compreremo una telescopica, qualcosina del genere, per poterle, insomma, fare una cosa più bella, più carina, no? Così come sto a fa, ma giusto per darci qualcosina. Oh! Ok, no? Quando stiamo? Cibo 80.000 addirittura, mamma mia. Ok, ragazzi, mo allora termino io qua. Intanto qua finisco io di imballare tutto e concludiamo qua. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Lasciate sempre un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. E vi ringrazio come al solito, supportatemi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!